Ariadne, Critone, Eutifrone, Cratilo sono solo alcuni dei nomi che Platone ha scelto per i suoi pargoli. Questo cosa sta a significare? Che era meglio che i nomi li scegliesse la moglie. Chi è colui che canta il mito? Max Pezzali. Hegel ed Heidegger seguono le orme di? Hansel e Gretel. Kant? No, però suona la chitarra alla Correnze. Se dovesse servir. Me lo può togliere il flash, signora, per favore, che mi sta ammazzando. Solo il flash, poi può registrare quello che vuole, ma il flash mi ammazza. Registrare quello che vuole e poi a casa sua. A casa sua registra quello che vuole. Sto scherzando. L'unica cosa è il flash, che tanto si vede uguale perché c'è. C'è. Ah? E beh, fino alla mattina. Hobbes. Bricolages. Ficht. E Flocht. E l'etica, la sai? Ma cosa ridi? La sai l'etica? Solletica. E la morale? È sempre quella, fai merenda con Girella. Giovanotto, cosa è gli uccelli? L'ultimo film di Rocco Siffredi. È una commedia di Aristofane. Ah, lui l'ha girato. E cos'altro ha scritto Aristofane? Gli Aristogatti. Cosa si chiede Socrate nelle nuvole? Ma mi si aprirà oggi il paracadute. Dove collochi Polluce? Prima dell'Induce. Assiolo? Vicino al Mignolo. Giamblico? Intorno all'Ombelico. Cos'hanno scoperto Eraclito e Clitomaco nelle loro esplorazioni? Chi? Cos'hanno scoperto Eraclito e Clitomaco nelle loro esplorazioni? Il punto G. Ah sì? E allora Benedetto Croce? Il punto Croce. So di non sapere. E siamo in due. No, io so di non sapere. Ma anche loro. No, io so di non sapere. E allora perché cazzo chiedi a me? Allora. No. In filosofia, Giovanotto, siamo andati un po' maluccio. Tra l'altro devi sapere che mia figlia Concetta è una ragazza abituata ad avere tutto, a gestire e ad accumulare capitali. Ma avrebbe bisogno anche di fare qualcosa di diverso, qualcosa per gli altri. Tu cosa le suggeriresti? Di farmi un bonifico. Facciamo così, ultima possibilità. Hai mai letto un romanzo d'appendice? No, però da piccolo ho tolto le tonsille. Cosa mi rispondi se ti dico Salgari? A che piano?